Il turista tedesco è tradizionalmente uno degli amici più affezionati all'Italia. Anche questa fascia di mercato però sta cambiando nel corso degli anni, soprattutto dal punto di vista delle richieste. Siamo con Paolo Cini di Vamos Reisen, che ci dice un po' come evolve la domanda tedesca. Sì, la domanda tedesca si evolve nel senso che il classico cliente tedesco tradizionale, amico dell'Italia, ora va più in profondità, quindi cerca qualità, sport, cerca un po' il turismo minore, si potrebbe quasi dire, non è legato al classico spiaggia e sole, al Teutone and Grill degli anni 60, e cerca anche di approfondire, anche perché c'è una cosa molto importante: noi abbiamo una fascia di clientela, la fascia medio-alta, sono famiglie, principalmente sono tutti accademici, professionisti, in cui la lingua italiana che imparano, in Germania è una lingua di cultura, non è una lingua di business, per cui l'Italia, essendo nella mente di tutti come un luogo dove si mangia bene, dove c'è cultura, dove le città sono belle, sono particolarmente critici nei confronti, e quindi noi siamo sempre messi a dura prova, diciamo, nella ricerca delle nostre strutture, nell'offrire al cliente un po' qualcosa che è al di là della mera vacanza, anche considerando che i tedeschi sono molto ripetitivi, cioè noi abbiamo una quota di circa il 60% dei nostri clienti che vengono in Italia almeno due volte l'anno. In quali città preferiscono soggiornare e quali sono invece le città nuove che vogliono scoprire? Principalmente come città, noi non siamo degli specialisti per le città d'arte, ma ovviamente sono incluse spesso nei viaggi, dipende dove arrivano anche gli aerei, ma principalmente Venezia è il numero uno, segue Roma, e molto molto amate sono le città del sud, tipo Palermo, Bari, Napoli. Poi Roma ci vengono, insomma, anche perché insomma Roma è al di fuori dei vari crismi, ma noi puntiamo molto sul turismo, diciamo, cosiddetto minore, cioè città come Mantova, come Ferrara, come Lucca, come Ragusa Ibla, come Matera, come Lecce, che sono veramente, pensiamo, sono dove veramente si incontra la qualità oggigiorno. Ed invece per quanto riguarda l'Expo dell'anno prossimo, è in programma qualche pacchetto particolare? Non abbiamo in programma pacchetti, ma siamo in programma, stiamo scegliendo delle location a Milano e nei dintorni, perché noi non siamo, avendo famiglie, non abbiamo, però abbiamo delle joint venture con delle industrie tedesche che hanno molti ingegneri elettronici, e soprattutto considerando che l'anno prossimo la Expo è molto puntata sull'ecologia, sul ben vivere, sui prodotti alimentari, noi siamo partner in Germania di Slow Food, e quindi ancora non abbiamo pensato realmente, però lo inseriamo nei nostri online a partire da giugno, quando cominceremo la lavorazione per 2015 di alcuni input che si colleghino con l'Expo.